Ehi la ciurma, io sono Mattetess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expedition to Rome. Dopo aver sistemato tutto come oggetti e aver riempito di legionari le nostre due legioni, abbiamo preso anche un po' di razioni nel mentre, ma non siamo ancora riusciti a vendere, abbiamo solo speso una vagonata di soldi che non si può di più. Tra l'altro questa cosa che costa 10 schiavi ci dà dei soldi, ma no, noi non abbiamo neanche tanti schiavi. Perché non abbiamo roba interessante qua più che altro, vero? I pozzi. Le attività erano schifosine. Costa 10 di esperienza. Costa 50 soldi. Sarebbe interessante vedere se per caso ci sono delle attività un po' più remunerative qua in giro, ma mi sa di no. Costa 15 medicine e ci dà delle robe. Poi ci sono degli altri hunting ground. E quassù non è dato sapere che cosa ci sia. Potremmo scoprirlo presto, probabilmente. Allora, io direi che possiamo attaccare probabilmente questo. Farei a sto punto con la nostra armata quella un po' più decente. Perché non vorrei farmi prendermi troppi rischi. Il morale comunque è molto molto basso. Perché la legione non è disponibile la legione? Beh, la legione, scusami. Dove cavolo sono adesso? Dove cavolo sono? Vogliono attaccarci? Quassù. Mando in difesa questa e mando in attacco l'altra. Sapete che cavolo di costi dovremmo sostenere? Perché è unavailable? Cosa sta facendo? Ah, sta andando agli hunting ground. Vai agli hunting ground. Acqua ne abbiamo ancora noi, sì. Diciamo che, boh, andare... Io l'osservatorio qua a vedere che cavolo succede. Forse quello l'avevamo già visto, non lo so. Perché abbiamo una... pelletteria qua nostra? Va bene, di nuovo i topi. Ok. Cavolo, ci tolgono un sacco di scudo, no bueno. Manderei lui che è in gamba. Ci sta, adesso salgono di livelli tutti. Which formation shall we use? Per alterare il carro se possibile, ma c'è un carro che... Sì, questo qua. Alicite hostes in infamata mamitium aci. Our legion Ha has fatto engaged scendere the il enemy. carro, porca miseria. E noi lo tiriamo su di nuovo. Ok, non male. Dovremmo arrivare a 6, non ci arriveremo mai a 6. Questo però da... Potremmo rischiarcela così. Più difesa, ma perdono manpower. Vai. Mille sassi di quisque consulata. A meno che non usiamo l'infirmary. Ok,
Ti do un più aggression. Questo gli dà meno manpower, forse lo secca del tutto, abbiamo 50 missing legionari poi. Meglio questa che siamo messi molto male come soldi. Questo però ci dà 6 al morale. E sale a 94, no? No, userei comunque l'infirmary. Ho comunque perso dei legionari, allora. Vediamo. Sì, vabbè, ci ha dato due soldini proprio. Abbiamo occupato la regione. Bene. Ah, abbiamo la... Ah, ma dobbiamo andare alla legione? Andiamo alla legione, va bene. Più che altro... Niente, manderei me stesso qua. Così facciamo che ricraftare quelle cose. Sector Conquered. Oh, per fortuna dobbiamo andare a fare quelle missioni shock di pacificazione. Che rompono sempre l'anima. Ma questa cosa ci dà una tannery, vero? No, cosa ci dà questa una? Ehi? Mi si è buggato. Una farm. L'altra sopra sta difendendo, vero? Quello che è sotto attacco, voi siete qui, vero? No, dove sono? Ah no, le Legion of Rome sono qua. Come le indica? Non lo so. Comunque le Legion Victrix invece sono qua che stanno tornando. Ah no, mi sono buggati i simbolini? Mi sarà buggato un po' tutto, va bene. No, noi dobbiamo tornare qua. Scusami, ma... Devo prendere la farm, là. E poi anche l'iron mine ci servirà di sicuro. Enter, sì. Andiamo a vedere un attimo di rifare di quelle tattiche comode, che effettivamente... È tornata utile là perché mi sa, cioè se tutto va bene è andata distrutta. Non ho letto in realtà effettivamente, forse ho... Forse ho sbagliato. A non leggere. Devo spendere una vagonata di soldi per rifornire i tizi, vero? Excuse me. Ma che cosa, excuse me, sono io che mi sono... Però... Ci sono ancora i tizi, i missing legionari che magari vanno a sistemare un po' le cose, se non sbaglio. Hanno tante reazioni, ma... Cioè, io voglio che abbiate poche reazioni. Dov'è che facevano le carte? Qua. E chi è che è bravo a fare le carte? Nessuno, mi sa. Ma c'è uno che può migliorarci... Ah, sì. Bravo, migliorarci il morale della gente. E tu vai a fare le carte, va? E... nulla. Io li uso i tactical items, però non è facile rifarseli quelli. Oh. Ah, no, sono comunque scappati, non sono... Ah no, forse sono quelli che stanno andando ad attaccare su. La Victrix sta tornando qua. E abbiamo di nuovo una battaglia.
comandare lui. Vai, confermo. Va bene. Questo fa salire al Legion Morale. Ok, per cui direi fai così. Alicite hostes in infamata mami battle is joined. How shall we proceed? Mareu? Così andrei. Perché fa scendere di uno il coso, ma fa salire il morale, ci serve un fracco. Questo fa scendere ancora il cavallo. O allora, mi tolgo la roba là del morale, o faccio scendere ancora il cavallo. Porca mia. Io farei questa però. Facciamo stand firm. Devo fare questo, però dobbiamo aumentare per forza il morale. Finite milites exultare. Buono. Ho aumentato di 3 il morale, ho aumentato di 10 l'esperienza. Abbiamo anche un battle reward che sono 500 soldini, ma abbiamo da spendere molti di più. E ando a spendere molti molti di più. Allora, adesso metterei l'armata africana qua sotto e manderei invece la mia, appena torna la mandiamo qua alla fattoria. Alle fattorie proprio l'ausella. Ma no, come una battaglia per la fattoria. Che fastidio. Non così, dai. We are ready to deploy the legion. Enemy scatters se arrivo a 9. Alicite hostes in info. Our ranks have reached the enemy lines. Vai con i missing legionari, ma almeno forse facciamo il. Enemy entities are charging our formation. L'army will scatter. Vai. Non ce la possiamo fare, no. Questo ci deve però 5 di morale. Che vuol dire però recovered legionari? Boh. Più che altro almeno così ci fa guadagnare un po' di. Morale. Il fatto è che non è una buona situazione comunque quella in cui versiamo. Dove sto andando io con sto cavolo di gruppetto? Entriamo anche noi nell'accampamento qua. Dobbiamo rifornire la gente e vediamo. Oh, vendo quello che ho perché.
messi malino come soldi, eh. Non so se posso. Se alla Forza potessi vendere le componenti, magari qualche soldino riusciamo ancora a farcela, ma. Siamo abbastanza in tracollo finanziario in questo momento. Cioè, stiamo conquistando il mondo intero e non abbiamo due soldi. Ah, anche senso. Anche senso, le guerre costano sempre una vagonata di soldi Thank you for per sending me those schematics, your Salvate legionari. questo. Però. What did you break today? No, non posso. Non posso. Non posso. Vediamo se. Vabbè, allora facciamo replenish. Ho dei soldi in più, tra l'altro, non so da dove vengono. Replenish, vai, e replenish la Florum anche, vai. Pensavo peggio. Comunque 7.400. Vorrei vendere del cibo, mannaggia loro. Se ci fosse l'evento sulla mappa quello di vendere il cibo, perché ne hanno un fracco. Se ti vendo. Vendo 100 medicine, va bene? Quanto mi dai? Buono. Dai. Non vorrei, però. Insomma. Male estremi, almeno siamo di nuovo verso i 10k, che non vorrei andare a allontanarmi troppo da quella cifra. Visto che comunque abbiamo notato per esperienza che ci sono degli oggetti che sono importanti per delle missioni importanti che ci chiedono tantissimi soldi, per cui c'è svariati K. Però adesso cosa facciamo? Attacchiamo qua. Ah, no, non ho neanche visto se possiamo fare degli upgrade. Scusate, no, io ero entrato per vedere gli upgrade e poi ho fatto tutte le altre cose. Perché adesso che abbiamo preso due fattorie e un Iron Mine, può darsi che magari riusciamo a fare il. O la Speculator Tent di livello 2. O cos'è che era sotto che c'era? C'era la forgia e c'era un'altra cosa. Allora, scusate, Outpost Management, Upgrade. No, l'allegato stent non possiamo farla qua. Perché ci costa 2 Lumber Mill, ne abbiamo solo uno. E una Tannery. Però se noi facciamo delle altre robe, allora qua possiamo andare sul forge, ci sblocca altra roba con una fara. Mentre invece qua il depot ci costa una tannery e una fattoria che va benissimo perché alla fine. Ci sta. E questa invece è una fattoria e due tannery. Anche questa non è male. Però farei il depot in questo momento. Suggested some improvements to his forge. We have the Buono. necessary resources. Buono. E adesso possiamo fare il Balneum che ci dà il boost. Che poi ci sblocca la factory. Ci dà gli stratagemmi di livello 2. Non è male, il Balneum lo farei perché ho il miniere. Ne abbiamo due qua, quanto ci serve? Non ci saranno i miniere per quello. Non ci servono le miniere e non ci servono le fattorie, per cui farei il Balneum, ci sta. Buono. Buono che è migliorato. E chi ci metto qua tra l'altro? No, c'è già lui che sta migliorando il morale della gente. E qua gli upgrade possiamo fare anche la factory a questo punto. Alla factory ho bisogno di un iron, un tannery e un lumber.
No, meglio di no, perché l'amber voglio tenermelo. Me lo tengo, allora vediamo dove troviamo un lamber a questo punto, perché voglio, abbiamo bisogno tanto della tenda del legato là. Diamo un'occhiata in giro, poi chiudiamo l'episodio che è già durato parecchio. Dobbiamo dare un'occhiata in giro per vedere dove possiamo trovare questa cavolo di Lumber Mill. Ah, qua ce n'è uno di Lumber Mill, ottimo. Un Lumber Mill è un Iron Mine, la tannery già ce l'abbiamo. Ci sta, mentre loro vanno giù sotto io vado sopra a esplorare, dobbiamo anche capire dov'è la città o forse oppure andiamo direttamente quella. Facciamo anche velocizzare un po' le cose o ci attaccheranno nel mente di sicuro. Ah, ci ha aumentato il morale della legione pro ottimo. E ciao, ma adesso ci hanno tirato giù le cose. Farei così. Vai. How should we position the troops? Tirando su quello per forza lo scudo perché Archium Latios extendete! non posso tirare giù lo Legion has scudo così. engaged the enemy. Mannaggia! O abbasso lo scudo ancora. E non posso avere tutti quei missing legionari. Questo ci dà più catapulte e quello ci dà più cavallo. Farei più catapulta. No. Di nuovo questo scudo. Ma adesso ci stanno ammazzando lo scudo fortissimo. Andrei così. Basta. Ho capito. Ok, ci hanno aumentato lo scudo loro per fortuna. Allora, meno feriti è buono. Per show mercy abbiamo poco più di. No, meglio questo dei feriti. Ci dà un player aggression al 5%, ma vabbè. Cabana culla, valetudinaria, collocate! Va bene, ottimo. Non penso che siamo sotto attacco in questo momento, per cui mando tutte e due insieme e poi ci occuperemo degli hunting ground, magari. Ah no, ma a 3 punti dobbiamo andare. Ah, boh, ok. Non ho mica capito. Allora, cos'è questo? Questo 50 ci dà delle medicine. No, non voglio nulla di tutto ciò. E gli stratagemmi soprattutto ce li ha fatti? Allora, la Legge of Rorum. Scusami, ma questo task non esiste più. Legge of Rorum, tu vai agli hunting ground. No. Abbiamo altri hunting ground in giro, vero? No. Ah, torno a casa, va bene.
Io invece vado qua a prendere sta roba. Poi questa. Ma cos'è sta storia del flute player? Dai, che volevo chiudere l'episodio. Now there's something you don't see every day. Ecco per quello che dobbiamo essere attenti. It's just an old man playing the flute. What possible harm could come of that? Ascoltiamo la musica, va bene. Eccola. Niente, lo vediamo nel prossimo episodio, raga. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.